Ricchissimo, ricchissimo questo mercoledì di sport. Io stasera ho commentato i mondiali di ciclismo su pista, questa prima giornata. Faccio qualche veloce considerazione su questi, così domani mattina ci concentriamo su Sinner Musetti e poi magari domani pomeriggio facciamo anche un punto sulla Champions League, visto che l'Atalanta sta facendo una prestazione da dea. Da urlo all'Old Trafford, sta veramente mettendo in riga le prime donne del Manchester United di Solskjaer, ma ne parleremo domani. Qualche veloce considerazione a caldo su questa serata dei mondiali di ciclismo su pista. Grandissima Italia, siamo partiti fortissimo. Le altre gare, veramente un'Olanda per esempio imbattibile nello sprint maschile, invece aveva problemi di numero nello sprint femminile. Mi sono sorpreso per l'assenza, ma d'altra parte non hanno partecipato alla Coppa delle Nazioni e quindi non si sono qualificati. Considerazione a caldo, Martina Fidanza eccezionale nello scratch, perché è una gara veramente ostica che si basa tante volte anche un po' sulla casualità. Il fatto che l'abbia vinta così per distacco è veramente segno di una condizione mostruosa da parte della numero uno del ranking UCI in questa specialità. Quindi, insomma, dimostra veramente di essere una delle specialiste assolute. Agli europei è arrivata quinta, stava finalizzando proprio la condizione per questo mondiale, ci è arrivata la grandissima. Si è nascosta per tutta la corsa, i ritmi sono stati anche abbastanza abbottonati, piuttosto diciamo anche non elevatissimi, e di conseguenza serviva uno spunto, un'invenzione. È partita l'ungherese e Martina ha veramente trovato il tempo, il timing giustissimo per la sua azione. È partita e nessuno è andato più a prenderla, addirittura per poco non ha guadagnato un giro, essendo partita negli ultimi 5 giri. Condizione mostruosa, probabilmente avrebbe vinto anche in volata per come stava, perché veramente uno strapotere eccezionale da parte di questa ragazza. Complimenti a lei per il timing, per il coraggio, per la spregiudicatezza. E il quartetto maschile mi sembra indirizzato anche lui verso loro, perché adesso non è più quasi un quartetto, è un quintetto, perché è un 4 più 1. Anche Liam Bertazza ha offerto una grande prestazione, continua, non hanno neanche forzato in semifinale con la Gran Bretagna, servirà a forzare un pochino di più in finale con la Francia, ovviamente. Partiamo da favoriti, dobbiamo ancora dimostrare di essere, dopo le Olimpiadi, più forti del mondo. Ganna, Lamon, Milan e Consonni mi sembrano veramente la formazione ancora una volta ideale per confermare quello che di buono già abbiamo visto alle Olimpiadi. La Danimarca ha offerto una prestazione sotto i propri standard, addirittura nettamente lontana dalla Francia in semifinale. Si giocherà la finale per il bronzo contro la Gran Bretagna. Semplicemente la Danimarca, dopo l'argento di Rio, sì, di Tokyo, ha deciso di rifondare. Deciso di rifondare un po' quello che è il suo organico. Qui a Roubaix è arrivato una formazione, un quartetto sperimentale per cercare di diciamo, gettare le basi per il futuro, e quindi non sorprende neanche tanto il risultato, ecco, non esaltante. Domani ci sarà la finale, ore 19:20, e poi venerdì ci sarà anche l'individuale con Ganna e Milan, che probabilmente si sfideranno in finale, visto come stanno andando. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una volta che mi piace il video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.